Signori, versione digitale di Between Two Castles, gioco a cui non mi sono mai approcciato, anche se ben conosco l'originale. Probabilmente l'originale non ha eguali nella storia, però questa era una versione, diciamo, alternativa, e questo incastro che fanno i giocatori nel controllare due castelli è un'idea interessante. Naturalmente è sempre preferibile il gioco originale. Comunque qua abbiamo due castelli, ora siamo una partita per quattro, quindi questo è il castello i due castelli che controllo, ok? E poi abbiamo qua una serie di tessere. Naturalmente il piazzamento con certe regole, le stanze sono di vari tipi, anche se le vedo un pochino sfocatelle, soprattutto su delle icone, sulle identificazioni, a volte mi manda un pochino in confusione. Allora iniziamo a lavorare su questo castello qui, quindi non la bakery perché ci vogliono le incudini. Vediamo che cosa posso fare. Due, questa roba qui. Allora, però no, non ci arriverò mai. Cerchiamo di mettere un qualcosa inizialmente non ben identificabile. Questa magari la mettiamo dopo, e questa invece la mettiamo lì sopra, un laboratorio. Va bene. Allora, a sto punto qua metterò il primo seminterrato, ok? Mentre nell'altro castello, aspetta un attimino, andrò a mettere questa, che in realtà volevo metterla dall'altra parte dove ci sono le coppe. Lui ha piazzato un giardino, quindi lo metterò verso questa direzione, ok? E incominciamo a incassare dei points, e naturalmente il nostro punteggio finale è il valore minore dei due. Allora, qui abbiamo dei points per le coppe, la coppa in alto o la coppa in basso. Quindi essenzialmente andare a vedere se c'è qualcosa. C'è moltissima scelta, tantissime stanze da letto, il che non è male, non è per niente bello. Metterò una stanza da letto a stima, qua non è che abbiamo tanta scelta, né? Prenderò questa qui e magari per l'altra vediamo che cosa c'è. C'è pochissima roba. Stanza da letto, sono praticamente due cose uguali che mettiamo un pochino a stima, perché non è stata una bella pescata proprio per niente. Mettiamoci qua sopra una stanza da letto. Intanto qualche punto lo facciamo. E questa qua stessa cosa, mettiamola al di sopra, che fa incassare punti alla tessera centrale, il che non è male. Terzo turno, vediamo se c'è qualcosa di bonario. Sicuramente le coppe sono interessanti, la prendo. E poi cercherò invece per l'altra di incassare dei punti e di circondarli con delle incudini qua intorno. Quindi questa potrebbe essere una bella scelta, eventualmente. Allora, da qui l'incudine da piazzare qua, ok? Così almeno incasso un punto per questo. Bonus perché ci sono tre stanze da letto visibili, e andiamo a piazzare una tower. A questo punto dobbiamo scegliere dove piazzarla, quindi in concomitanza con l'altro giocatore. Naturalmente questa è una buona posizione, perché va a incassare un punto per ogni tessera al di sotto, il che non è male. Con l'altra invece metterei una coppa in alto, ok? In basso naturalmente no, perché non è un seminterrato. Turno numero 4, vediamo che cosa ci arriva. Ci arriva un bel giardinello, ok? E questo qua per le stanze da letto, sopra e sotto, è un pochino tardi. E se qua non si mettiamo in giardino, questo qua invece di nuovo la stessa cosa. Vediamo nell'altro se io posso fare qualcosa. Stanza da letto sopra e sotto, direi che prendo questa e poi prenderò un altro giardino. Allora, questa coppella wine room la metterò qui sopra, così almeno incassa i punti. Ok,
incassai punti anche per la torre, perché lui ha piazzato qua sotto. Bravissimo. Mentre nell'altro abbiamo questo giardino che potremmo mettere bellamente qua sopra. Così un pochino andiamo ad estendere e andiamo a fare il tris. Piazziamo la fontana che banalmente ci dà 5 points. Dove lo vuole mettere il tizio? Più distante possibile, perché poi non va a creare supporto e quindi è poco usufruibile. Benissimo, inizia il round 2. Adesso di nuovo una mega carrellata di tessere. Dai, eccole qua. E qua c'è un'ampissima scelta. A questo punto cerchiamo di prendere le tessere di questo tipo da mettere qua sopra, di mettere un'altra coppa qua sotto. Tuttavia è difficile perché... Allora, direi, prendiamo questa qui, che in realtà non è particolarmente intrigante. Vediamo se ce n'è di altri tipi. Gli scudi, facciamo questa qua, mentre su quest'altra posizione prendiamo altre incudini. Eccola qua. Allora, questa incudine direi di piazzarla qua sopra e andiamo a creare eventualmente una connessione. Ah no, la metterò qua, scusa, dove si è messo l'altro. Così incassano queste erbe qua. Tris e carta bonus. Carta bonus, bisogna scegliere con i giocatori un punto per ogni specialità. E direi che in realtà l'interfaccia non mi aiuta tanto, perché non posso visualizzare sotto nel momento in cui compare questa schermata. Ok, no, ritiro. Vediamo un pochino, un punto per ogni... Non abbiamo tante di queste né tante di queste. Se noi scegliamo cose diverse il gioco lo selezionerà casualmente. Non abbiamo tante di quelle, quindi mi sa che ha ragione. Piazziamo una tessera nell'altro castellino, eccolo qui. Allora, questa io la metterei, vediamo un attimo, sopra, esattamente qua sopra. Ok, quindi almeno facciamo incassare un po' di punti a quel sistema lì. Turno numero 2. Ok, quella parte lì la lasciamo un po' perdere, vediamo se c'è una coppa da piazzare lì sopra. Mi pare proprio di no. Però prima analizziamo l'altro castello. Ok, qua devo cercare di creare una connessione di incudini. Ok, qua sotto sicuramente non lo metterei, però c'è al di sopra. Stanza da letto che sono al di sopra, purtroppo non ce n'è. Allora, prendiamo questa qui e mentre da questa parte qua cerchiamo di fare i colori, che è difficoltoso. Cerchiamo di prendere almeno un'altra, un giardino da mettere chissà dove da queste parti. Non è una bella cosa, non so proprio. Andrò sul giardino, dai, metterò questo, però questa qua la volevo mettere nell'altro castello, quindi la metterei da queste parti qui. Ok, almeno si prende i points. Quello abbiamo fatto anche il tris, il bonus type. Vediamo su questi, che mi pare una buona cosa perché ne abbiamo a sufficienza, ne abbiamo tanti, quindi sicuramente ha ragione. E abbiamo anche un doppio bonus, questo qua, 2 punti per tessere regolari attorno alla stanza. Direi che la stanza è ben attorniata, quindi ha ragione anche in questo caso. Non avevo dubbi sull'efficacia del computer.
Allora, qua il giardino, indipendentemente dalla posizione, le stanze con il camino, qua in realtà ne abbiamo solo una, e purtroppo non siamo andati bene da quel punto di vista, e qua cerchiamo di spostarla più lontana possibile. E abbiamo fatto anche un ottimo tris. Adesso possiamo mettere questa tile, il che non è male, una hidden passage per tutte le torce nel circondariato. Vediamo che cosa c'è. Torcia, giusto, questa è un'ottima posizione, almeno 3 points ce li facciamo. Turno numero 3, vediamo un pochello, abbiamo pochissime tessere. Vediamo che cosa è arrivato, le tessere incudine che sono al di sopra, forse per l'altro, vediamo un pochino, le tessere incudine al di sopra, qua ne abbiamo almeno 2, quindi direi che dipende da questo seminterrato da piazzare qui, mentre per l'altro castello, tutti gli specchi intorno, non abbiamo granché di specchi intorno, no, proprio per niente. Le stanze da letto che sono al di sopra, probabilmente è buono questo qua da mettere qui. Naturalmente avrò sbagliato a cliccare, va bene. Comunque, questa qui la metterò qua sotto, che almeno si incassa un pochino di points. Ok. Per quanto riguarda l'altro invece, i giardini cerchiamo di metterla qua, vediamo un pochino se incassa i points, perché qua ci sono i giardini connessi, né? Ah, forse dovevo metterlo, ah, non ci stava sopra, giusto, perché sono giardini, non può starci nulla sopra. Allora, Great Hall, abbiamo delle spade, delle cose nel circondariato, direi che è veramente una cacca. Prenderei queste due, così proprio sulla fiducia. Vediamo dove metterla. Questa qui posso fare la combo con questa tessera qui. Ok, quindi incassano entrambe. Mentre nell'altro castello, questa qui invece, vediamo se abbiamo quelle tessere lì, ma niente proprio. Però probabilmente non abbiamo il bonus per le torce da qualche parte. No, eh? E non abbiamo giardini, cioè da questo castello qui non abbiamo giardini. E quindi questa tessera è un pochino inutile. Vediamo se c'è qualche cosa che fa incassare punti, l'unica cosa probabilmente qua, così almeno incassa questa tessera adiacente, fa qualcosa. E direi che abbiamo finito, non c'è più tempo. Ah, è vero, perché ho fatto il bonus qui, la torre, giusto, la torre in alto, guarda qua quanto va a scorare tutta questa fila, direi di sì. Ok, quindi siamo vincitori, io e l'altro giocatore, 45, no aspetta, 45, 46, 46, 40, 40, 48, questo è andato oltre ma avevo un 40, e noi invece siamo stati particolarmente equilibrati. Quindi questo qui era Between Two Castles, gioco veramente leggiadro, da giocare con l'umanità naturalmente, ma anche il computer è abbastanza pretenzioso. Quindi ci vediamo per un altro gioco.